Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più, oh.
Nazione che disperazione, nazionalizzazione che un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Oh!
Ciao a tutti, siamo i Warhouse, un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica. Abbiamo cominciato il nostro progetto nel 2015 con un po' di perdite sul cammino e poi abbiamo integrato l'ultima formazione adesso a gennaio. Fondamentalmente siamo tutti quanti provenienti da generi diversi, la nostra formazione da rock, funk, new wave soprattutto, però la cosa bella insomma, è trovarci insieme. E poi il nome che abbiamo scelto indica fare bordello, cioè nel senso di divertirci, che fondamentalmente è quello che la musica deve creare, divertimento e condivisione. Quindi speriamo insomma di trasmettere sempre emozioni a chi ci ascolta e di garantire sempre divertimento. Io sono il bassista del gruppo dei Warhouse. Provengo da esperienze diverse, ho suonato con diversi gruppi a livello comunque sempre della provincia, così. Cioè, sono circa 10 anni che suono e mi piace molto uno stile funk, ma anche mi orienta anche verso la new wave, diciamo, il suono anni 80. E, cioè ho gusti diversi rispetto agli altri membri del gruppo, ma comunque riusciamo lo stesso a collimare il tutto, cioè creare un'armonia, e questo ci dà modo insomma di essere, cioè di trovare sempre un accordo e di riuscire a creare nuove canzoni, nuovi pezzi insomma. E, l'intento del gruppo, l'intento mio personale è quello di comunque cercare di divertire, di intrattenere il pubblico e speriamo insomma di riuscire in questo. Speriamo a breve di fare dei live in giro. Per adesso ancora siamo agli inizi, speriamo di cominciare a fare qualche serata e di avere comunque abbastanza pubblico, perché quella è la cosa importante. Salve, mi chiamo Diego, sono chitarrista dei Warhouse. E innanzitutto volevo farvi i complimenti per la trasmissione perché è davvero molto molto bello, un progetto interessante. E, che dire, sono entrato nel gruppo a ottobre come sostituzione di un chitarrista precedente e mi è subito piaciuto l'ambiente perché sono dei ragazzi molto interessanti dal punto, diciamo, punto di vista musicale. E quello che ci accomuna penso sia la voglia di fare musica. Quella è importante. Poi diciamo che io sono di quelli che si adatta a quasi tutti i generi, mi piace molto il rock, vengo dal reggae. Infatti la maglietta di Bob Marley indica che c'è un certo attaccamento a questo tipo di musica. Sono diciamo, principalmente un chitarrista autodidatta, ho suonato da 10 anni a questa parte con alcuni gruppi, progetti acustici e diciamo che mi è sempre piaciuto suonare, mi piace continuare a suonare. È il mio passatempo preferito e penso che continuerò così per ancora tanto, tanto tempo.